Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. L'organo legislativo regionale durante l'ultima seduta ha detto no ad un dibattito richiesto da tre gruppi consiliari rispetto alle novità che riguardano la multi-utility. Nessuna discussione dell'Assemblea legislativa toscana sulla nascita della nuova multi-utility regionale, un progetto che prevede per il momento per 66 comuni toscani la gestione coordinata di servizi come rifiuti, risorse elettriche e idriche. La proposta è presentata da tre gruppi consiliari, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, e che secondo l'articolo 88 del regolamento aveva bisogno dei tre quarti dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, ha ottenuto 14 sì, 20 no e 2 astensioni. Contrario alla proposta del Partito Democratico con il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Per quanto riguarda la multi-utility, noi abbiamo assistito ieri alla presentazione dell'avvio di un percorso che nella loro autonomia alcuni comuni hanno inteso promuovere con una conferenza stampa che è stata ospitata nel Palazzo della Presidenza della Regione. Questa mattina, sfociando un po' nella fantapolitica e riconducendo da parte di alcune forze politiche questa ipotesi e questo percorso a chissà quale strategia politica, c'è stato il tentativo di discuterne subito in Consiglio regionale. Noi abbiamo ritenuto di respingere questa richiesta, non tanto perché non vogliamo che il Consiglio regionale sia investito, si occupi e assuma le proprie posizioni anche nei confronti di questa eventuale soluzione che rappresenta una realizzazione importante e significativa nel panorama economico dell'energia e dei servizi della Toscana. Ma una discussione di questo tipo va fatta con i presupposti per poterla fare. Quindi abbiamo chiesto che ci sia prima un passaggio in commissione, che si conosca nel dettaglio e nel merito la proposta e si metta quindi il Consiglio regionale di avere contezza di quello che si discute, di quelle che sono le proprie competenze e degli atti e degli indirizzi che vorrà dare. Prima del voto hanno espresso parere positivo Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. A distanza di mesi, come un fiume carsico, Gianni è tornato fuori ieri mettendo il cappello sulla presentazione di un progetto che legittimamente le aziende stanno perseguendo di concentrazione industriale a fronte dell'evoluzione del mercato dei servizi pubblici in Italia, che ha visto nascere negli anni scorsi veri e propri colossi, mentre in Toscana è rimasta una gestione frammentaria dei servizi. E quindi abbiamo chiesto che anche il Consiglio regionale, che ha competenza rispetto all'organizzazione complessiva del sistema dei servizi pubblici, pensiamo al sistema di smaltimento dei rifiuti, ma pensiamo anche alla riorganizzazione del settore idrico, e affrontasse questa discussione prima che tutti i giochi siano compiuti, perché a noi interessa sostanzialmente non tanto i giochi di potere fra le aziende, quanto diminuire i costi delle tariffe per le imprese e per i cittadini e realizzare un vero progetto industriale. Per questo l'abbiamo chiesto stamani, torneremo a chiederlo, perché è giusto che i rappresentanti dei cittadini toscani discutano e contribuiscano a definire il miglior assetto possibile nell'interesse dei cittadini e delle imprese. Una fotografia dei toscani, soprattutto i giovani toscani, all'indomani della fine dell'emergenza pandemica, un quadro complesso che è stato fotografato dall'attività dell'Ordine degli Psicologi della nostra regione. Sono soprattutto giovani, spesso giovanissimi, con disturbi legati all'ansia, alla depressione e nei casi più gravi anche con istinti suicidi. È la drammatica foto scattata nel post pandemia da Covid da parte dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Le richieste d'aiuto sono aumentate in questi due anni del 69%. Raccogliendo le esperienze di queste persone, gli psicologi toscani hanno delineato un quadro di disagio che cambia le relazioni, il modo di rapportarsi all'altro e l'apertura al mondo. I fenomeni c'erano anche prima della pandemia, non dobbiamo confondere mai questo dato, perché la sofferenza e il disagio esistevano anche prima del contagio e del virus. Certamente però la reclusione che
chiamiamola così, l'interruzione delle relazioni sociali che noi nella nostra indagine abbiamo rilevato, i problemi relazionali hanno sicuramente appesantito l'economia psicologica di questi giovani che, chiusi in casa, poi quando si trovano fuori esprimono le emozioni in una maniera incontrollata, facendo anche male a se stessi e agli altri. Il rapporto è stato presentato nell'auditorium del Consiglio regionale della Toscana. È proprio da qui che è stata rilanciata anche la proposta di legge a cui sta lavorando l'Assemblea regionale sulla figura dello psicologo di base. Che è la volontà di incominciare velocemente a dare una prima risposta a dei bisogni psicologici che sono esplosi. Noi sappiamo i disturbi alimentari, l'ansia e la depressione sono aumentate un po' in tutte le età, in particolar modo nei giovani, e quindi è necessario intanto strutturare velocemente un servizio. Dopodiché pensiamo che il servizio di psicologia, la presa in carico psicologica, debba essere fatta nelle case di comunità in maniera sistematica su tutto il territorio regionale, nel momento in cui noi andremo a strutturarle sulla base anche degli investimenti offerti dal PNRR. Le relazioni, quando mancano, possono creare davvero profonde ferite in ciascuno di noi. Profonde ferite in chi, in età adulta, sente la paura di quello che sta accadendo, ma profonde ferite soprattutto nelle ragazze e ragazzi che in quei momenti di socialità hanno perso un pezzo della loro vita. Allora è giusto investire nel supporto psicologico, è giusto fare in modo che ognuno di loro torni ad essere protagonista attivo della propria vita. E proprio ai giovani delle aree più periferiche, ai comuni più periferiche della Toscana è dedicato il bando denominato Rigenerazione Toscana. Un incontro rivolto ai giovani messi al centro dell'obiettivo di Rigenerazione Toscana, il bando del Consiglio regionale che mette a disposizione dei comuni oltre 1 milione di euro per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni e ai più fragili. Il bando è stato pensato per gli amministratori under 35 e i ragazzi di Giovane Sì, un modo per approfondire le opportunità del bando voluto all'unanimità dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, frutto dell'avanzo di bilancio dell'Assemblea legislativa per raccogliere pareri, idee e condividere proposte per le future progettualità. 4 linee di intervento, quella chiamiamo rigenerazione culturale attraverso iniziative di street art, la rigenerazione sociale provando a costruire dei luoghi di aggregazione sociale e giovanile, la rigenerazione inclusiva provando a mettere a disposizione dei comuni che lo vorranno dei parchi gioco inclusivi, e poi un momento per far conoscere i nostri talenti della musica giovanile. Ogni singolo comune potrà partecipare ad una sola di queste linee di intervento per un massimo di 15.000 euro di finanziamento. Chiediamo ai comuni un piccolo sacrificio, che è quello di cofinanziare l'opera per un minimo del 20%. Noi speriamo che tanti comuni della Toscana possano partecipare e che tanti giovani possano essere protagonisti attivi della vita delle nostre comunità. Accanto all'importanza di mantenere l'eredità ricevuta dal passato, e pensiamo all'impegno che avrà il Consiglio regionale sul recuperare le rocche storiche della nostra Toscana, anche un impegno verso il presente, ciò che oggi possiamo costruire e lasciare nel futuro. Quindi davvero un atto di coraggio del Consiglio regionale che merita di essere riconosciuto e di far vedere quanto le pubbliche amministrazioni, la Giunta, il Consiglio, ma anche i comuni e tutte le altre amministrazioni pubbliche devono avere sempre al centro della propria attività l'impegno verso i giovani, che non sono il futuro del paese. Il futuro è un tempo che oggi non esiste, lo possiamo immaginare ma non esiste. I giovani già ci sono e già oggi possono e devono contribuire al rafforzamento delle nostre comunità. Io sono certo che avrà questo bando una larga risposta dalle amministrazioni pubbliche, ma anche da quei tanti enti del terzo settore che al fianco dei comuni si impegneranno per produrre e per mettere in atto questi progetti. Uno stanziamento di oltre 1.700.000 euro che costituisce un'opportunità per i giovani e per i più fragili, che sono tra le figure più colpite dalla pandemia, e anche le recenti ricerche fatte dall'Istat o da altri tipi di istituti dimostrano come i giovani abbiano subito in maniera preponderante quello che è stata la pandemia, le chiusure che hanno costituito un vero e proprio blocco alla loro socialità, e quindi attraverso questo bando si promuovono azioni volte invece a valorizzare
sia i giovani e le loro espressioni artistiche attraverso lo street art, ma anche attraverso l'organizzazione di eventi musicali, teatrali e altre azioni che vogliono invece promuovere l'inclusione e la socializzazione al termine di un periodo difficile. Quindi un'opportunità per le giovani generazioni e un'opportunità per i comuni che possono aderire usufruendo di un contributo importante, comunque si parla di un contributo fino a un massimo di 15.000 euro e quindi è un modo per segnare la ripartenza e per attenzionare la questione giovanile da parte della politica, e credo che oggi tutto questo rappresenti una priorità. Noi siamo felici che la Regione Toscana, la Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, abbia pensato a questa iniziativa, che è un'iniziativa rivolta al mondo dei giovani attraverso i comuni, e quindi siamo soddisfatti, credo che sia una bella opportunità per i comuni italiani. Ringrazio la Regione Toscana e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Un inno alla vita e una condanna alla pena di morte. Questo è Greg, l'ultimo film firmato dal regista Giuseppe Ferlito e proiettato davanti a una platea di ragazze e ragazzi al Cinema La Compagnia. Un'iniziativa voluta dal Consiglio regionale della Toscana che fa riemergere ovviamente uno dei temi più importanti legati alla nostra regione, che è appunto la battaglia contro la pena capitale. Hey Greg, if you keep on like this, you're gonna be like Van Gogh. È il 25 ottobre del 2006, quando in Texas a Gregory Summers viene inflitta la pena capitale. È la storia di un detenuto americano condannato per un reato mai provato che scelse come ultimo desiderio quello di essere seppellito in Toscana, terra nella quale la pena di morte fu abolita per la prima volta nella storia. L'ultima grande storia di pena di morte negli Stati Uniti che ha suscitato emozione in Italia. Dopodiché se ne è parlato sempre di meno ed è un grande peccato. Racconta di un rapporto umano che c'è tra un gruppo di persone che vive lontano dal braccio della morte e che nonostante questo si appassiona alla vicenda umana e giudiziaria di una persona che, ricordiamolo, è stata messa a morte in Texas nel 2006 senza che fossero mai emerse prove definitive sulla sua colpevolezza. E quindi torna oggi in questa occasione di attualità la pena di morte, ci sono tanti motivi per parlarne e Amnesty International è sempre molto contenta quando ci sono delle occasioni in cui soprattutto le scuole si attivano per i diritti e si attivano su un tema così complesso come quello della pena capitale. È una storia nella storia in realtà, quella raccontata nel film Greg, firmata dal regista Giuseppe Ferlito, prodotta dalla Scuola di Cinema Immagina di Firenze e proiettato al Cinema La Compagnia. In questo periodo storico in cui si respira nell'aria questa atmosfera di morte, di disprezzo per la vita, credo che questo film Greg contenga dei messaggi molto forti, messaggi di speranza, perché sono messaggi, sono così affidati a questi giovani ragazzi che fanno di tutto per salvare una vita umana, e credo che sia una bella forza espressiva. Noi non siamo entrati dentro il meccanismo processuale, non ci interessava se fosse colpevole o innocente Greg, perché per quanto mi riguarda nessuno debba toccare Caino. E la frase chiave di questo film la pronuncia la professoressa quando dice che lo Stato deve essere migliore dell'individuo. Io ci credo fermamente a questo, perché lo Stato non può abbassarsi a dei livelli così bassi e quindi cercare la vendetta, perché in fondo l'odio produce odio e questa è la cultura della morte. Gregory Summers, nel mediometraggio interpretato da Fabio Baronti, oggi riposa nel cimitero di Cascina. Fu una scuola media di Navacchio con una petizione a chiedere di riaprire il caso giudiziario che lo vedeva imputato per essere il mandante dell'omicidio dei propri genitori adottivi. La richiesta di grazia venne respinta. La Toscana fu la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte nel 1786, grazie all'intuizione del Granduca Leopoldo. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, come anche nel caso di Greg, di Gregory Summers, oggi sepolto a Cascina, e che alla fine di un lungo processo in cui si è sempre dichiarato innocente è stato ucciso con la pena di morte. E credo che oggi, nel tempo in cui ancora ci sono il 50% degli stati al mondo che utilizzano la pena di morte per risolvere una questione giudiziaria, a noi il compito di urlare forte che questo non è più possibile, che bisogna stare dalla parte giusta della storia, quella dei diritti, e che non si può risolvere una questione per via giudiziaria usando il crimine della
dell'uccisione. Ecco, a noi questo compito di farlo insieme alle scuole, passarci un testimone, il testimone di urlare forte tutto questo e farlo insieme, noi istituzioni e le ragazze e i ragazzi più giovani. Grazie ad Amnesty International, all'attenzione che la Toscana, il Consiglio regionale della Toscana ha portato avanti. Sappiamo che la Toscana è comunque dall'epoca del Granducato, diciamo, sempre stata sensibile a questi argomenti, e che dire, sono orgogliosa oltre che lieta, mi ritengo nemmeno non all'altezza della situazione, perché comunque è un grandissimo compito quello che ci è stato assegnato, no? Come scuola, come adulti, come educatori anche. Ed è tutto anche per questa edizione dello speciale TGT. L'appuntamento con l'informazione dalla Toscana torna la prossima settimana.